Al termine della partita fra Castiglione e Follonica, derby di Coppa Italia Serie A2, siamo in compagnia di mister Alessandro Brizzi, allenatore della formazione locale del Castiglione. La squadra ha vinto 3-1, faticando forse un pochino, anche per l'amore di gioco che è stata espressa, forse il punteggio è un po' troppo stretto. Allora sì, noi conoscevamo bene questa squadra, sono ragazzi giovani, ma sono tutti ragazzi che hanno giocato in nazionale, hanno esperienza internazionale, quindi son bravi sinceramente. Abbiamo studiato un po' durante la settimana, ma abbiamo avuto una settimana un po' travagliata tra l'operazione a onori di appendicite e Brunelli con una gamba un po' in condizioni non al 100%, lo stesso Piro, però abbiamo tenuto il campo. Abbiamo sbagliato diverse occasioni da gol e niente, alla fine sono soddisfatto, non posso dire altro. Anche perché nel primo tempo la squadra ha colpito la traversa, un palo, alcune belle parate del portiere del Follonica, il punteggio può essere più largo, però viste le defezioni che ci sono state in settimana, alcuni giocatori un po' a mezzo servizio, possiamo ritenerci soddisfatti. Sì, diciamo il gioco lo creiamo, però non finalizziamo troppo. E questo dobbiamo lavorarci in settimana. Prossimo impegno per la Coppa Italia? Prossimo impegno mi sembra Matera, Matera, abbiamo il Matera. Quindi una bella trasferta nella città di Sassi. Qua giochiamo un'altra volta, bene, benissimo.